vediamo un personaggio a figura intera e anche un pochettino in qualche posizione, qualche movimento. Cominciamo con il nostro personaggio a figura intera fermo. La cosa importante quando ho disegnato un personaggio a fumetti tutto intero, cioè comunque nel corpo e tutto quanto, è la base da cui cominciamo. La base da cui cominciamo è questa. È sostanzialmente quello che alcuni chiamano stickman, l'omino di bastoncini, uno di quei disegni molto molto semplici. L'importante è che anche se fatto con un rettangolo, degli spaghetti, dei palloncini al posto delle mani e dei piedi, abbia comunque una sua morbidezza nel tratto, non vogliamo personaggi rigidi. La testa nel fumetto umoristico viene disegnata sempre leggermente più grande del normale, perché così in questo modo noi possiamo massimizzare le espressioni. Crocino al centro della faccia, e come per la faccia a fumetti, anche per il personaggio a figura intera, lo arrediamo. Molto semplicemente, con dei tratti molto molto semplici ed espressivi, occhi, naso, bocca, orecchi, capelli. Come vedete, il nostro personaggio, ancorché ancora al tratto leggero, sta già prendendo la sua personalità. Braccia, le spessiamo chiaramente perché non ha solamente degli spaghetti al posto delle braccia. Le mani, poi faremo un discorso a parte su come disegnare le mani, ma comunque per adesso prendete, non state con le mani in mano, prendete ad esempio le vostre mani quando disegnate e fumettizzate il corpo, gambe. E come vedete cerchiamo di fare in modo che il nostro personaggio, ancorché preso da uno schizzo iniziale, mantenga sempre una certa sua morbidità di tratto. A questo punto proviamo a fare un altro personaggio, uno che corre ad esempio, stavolta testa tondeggiante. Vedete, facciamo in modo che scusate, le gambe, le braccia siano nella posizione di corsa. A questo punto anche qui arrediamo il personaggio. Diciamo che per vedere bene come disegnare in stile umoristico è anche utile leggere molti fumetti, documentarsi, guardare cartoni animati, però comunque diciamo che già comunque con la vostra fantasia potete provare non fa mai male a nessuno, cioè provare senza pretendere di fare subito super bene e divertirsi soprattutto intanto che si disegna. Questo qui è un personaggio op, che corre, è un appassionato di joggings, e facciamone ancora uno qua, guardate, uno che tira un calcione a un pallone ad esempio. Proviamo ancora questo, anche qui testa tondeggiante, faccio una bella gamba panghete subito che tira sto calcio, l'altro piede per terra, le braccia possono essere stilizzate in questo modo, linea cinetica, e anche qui possiamo andare a, come si dice, definire come deve essere il nostro personaggio. A questo livello possiamo ancora modificare cose, come sempre. Qui ad esempio questo braccio qua in mezzo mi dà fastidio, non glielo faccio, decido che sta dietro al corpo e ciao. E c'è la gamba paffete che tira un bel calcione, la scarpa, l'altra gamba piantata per terra. Come vedete il personaggio è abbastanza, come si dice, naturale, cioè non è rigido. Dà l'idea comunque di uno che proprio si diverte a calciare questo pallone, che povero pallone, una larga particolarmente felice. Fatto, a questo punto abbiamo degli schizzi definiti e proviamo a definire ulteriormente e fare la famosa, chiamiamola così, messa in bella. Molto tranquillamente prendiamo la nostra matita, possiamo anche aggiungere delle espressioni se vogliamo, però diciamo che fondamentalmente il nostro personaggio, i nostri personaggi in questo caso, va bene così. Anche quando disegniamo un personaggio appunto fermo, non deve essere mai fermo rigido, cioè non è un baccalà fermo, cioè uno può essere fermo con le mani in tasca o le mani appoggiate sul fianco, cioè poi quando siete fermi per strada non è che siete fermi come dei coni gelato o dei ghiaccioli, siete
sempre comunque una modalità naturale. Quindi riprendiamo. E voilà. Uno. Come vedete, facciamo neanche un disegnino dentro la t-shirt. Ok. L'altro, il nostro calciatore di pallone. Abbiamo detto così. Ok, non sarà un super campione, però si sta divertendo a giocare a pallone, così come noi ci divertiamo a giocare con i fumetti. Guardate, gli ho spostato anche il braccio, perché mi andava così. La scarpa, l'altro braccio che si intravede, ma è dietro il corpo. Facciamogli anche un paio di vetusti scarpini da pallone, quelli degli anni d'oro. Ok, linea cinetica, pallone indolenzito. Effetto bang, effetto. E di andare. E il nostro personaggio anche qui c'è. Facciamo. Ok. Terza cosa, il personaggio che ha fretta. L'abbiamo fatto per ultimo, anche se il poveraccio ha fretta e vorrà dire che aspetterà un attimo, che tempera un secondo la matita. Ok. Il nostro personaggio ha fretta. Quindi invece dell'espressione tutta bella contenta di chi fa Giorgio, gli cambiamo espressione. C'è accidenti! Sto perdendo il treno per Alfa Centauri. È così. Vedete, guardate come basta poco per cambiare lo stato d'animo di un personaggio. Così. I capelli un po' schizzati. Un po' di sudore. Dice, ah, aiuto, aiuto, sono in ritardo, sono in ritardo. Come il coniglio di Alice, per dire. E anche qui, definendo il nostro personaggio. La classica posizione di chi fa la sua corsetta veloce. Presto, presto, spostatevi! Lei si sposti, ma sono disegnato, non posso spostarmi, pazienza, eccetera, eccetera. Ovviamente il nostro personaggio che corre è sollevato a terra perché sta saltellando verso nuove avventure. Come vedete siamo partiti da schizzi quasi dei manichini, degli omini, degli stickmen, e a questo punto abbiamo i nostri personaggi definiti, ciascuno nella sua posizione, ciascuno nella sua avventura, come verrebbe da dire. Buona giornata a tutti, buone matite e buoni esercizi, perché mi raccomando, oltre a vedere cosa io vi racconto, ascoltarmi, la cosa fondamentale è prendere dei fogli, giocare, divertirsi, consumare matite e divertirsi molto. Ciao a tutti e buona giornata.